Una settimana travagliata, senza né capo né coda, partorisce la terza sconfitta consecutiva e quinta su 10 partite per l'Arezzo. Bacis rispolvera Bucchi, accantonato da Balbo, con Martinuzzi che si accomoda in panchina. Al terzo minuto, prima occasione per la squadra Amaranto, con Martinez, che addomestica bene il pallone ma calcia fuori di poco. Al settimo minuto si fa vedere il Deruta con Bevilacqua, che prova dalla lunghissima distanza vedendo Bucchi fuori dai pali, ma il suo tiro sorvola la traversa. Al dodicesimo l'episodio che cambia la gara. Bucchi perde il pallone in modo incredibile e lo regala a Porricelli. L'estremo Amaranto prova a rimediare al suo errore ma stende il numero 9 ospite e l'arbitro concede il rigore ed espelle Bucchi. Bacis toglie Bianchini per inserire l'argentino Martinuzzi, portando più avanti Martinez vicino a Raso. Porricelli si presenta sul dischetto e trasforma, siglando la rete dell'1-0. L'Arezzo gioca sotto ritmo e non reagisce, il possesso di palla è completamente nelle mani del Deruta, che controlla il centrocampo. Bisogna arrivare al 32esimo per trovare un tiro degli Amaranto, ma Mazzoni non ha difficoltà sulla conclusione di Zurri. Al 33esimo, Ventanni ci prova dalla lunga distanza, ma senza fortuna. Ad inizio ripresa, Bacis inserisce subito Gentili per un testa molto deludente. L'Arezzo prova a scuotersi e all'ottavo minuto Secci mette in mezzo un buon pallone per Martinez, anticipato in corner. Sul contropiede Zurli rischia però il cartellino rosso per un fallo da ultimo uomo, ma l'arbitro la posta gli sventola in faccia soltanto il giallo. Al quindicesimo minuto il Deruta prova il gol capolavoro cercando un tacco dopo l'angolo, ma Eramo salva rinviando. L'Arezzo sparisce ancora una volta dal campo e il Deruta amministra senza rischiare praticamente nulla. Al 25esimo l'arbitro espelle Tocci per protesta, un altro problema per l'Arezzo che ogni domenica vede espulsioni a raffica. Finalmente al 39esimo Raso avrebbe l'occasione per pareggiare ma incredibilmente sbaglia tutto mettendo il pallone fra le braccia del portiere con un colpo di testa debolissimo. Al 44esimo dopo un erroraccio di Secci Bevilacqua scarica ma Martinuzzi blocca senza difficoltà. Nonostante i 6 minuti di recupero il risultato non cambia più e per l'Arezzo si apre la pagina più nera della sua storia. Squadra senza idee, senza corsa, giocatori demotivati e sopravvalutati. Senza rapidi chiarimenti al vertice il tunnel sembra ancora lungo.